è come prima, tanto è diverso. È questa la considerazione più sensata. Sono riflessioni a livello mondiale a cui stanno arrivando, stato dopo stato, i migliori economisti. Tutta la produttività, gli scambi commerciali, le attività in genere sono coinvolte in questo passaggio che fa stimare gli anni passati e l'anno in corso che stiamo vivendo con una denominazione ben precisa, prima di Covid e dopo di Covid. Anche il comparto finanziario ha sofferto, chi più chi meno, lo abbiamo visto tutti leggendo le notizie che ci arrivavano. E il comparto finanziario sta iniziando a cercare soluzioni per essere partecipe a questa nuova formula di sviluppo che si affaccia dopo alle volte aver accantonato alcuni modelli precedenti che avevano usato. Accanto a me, Amalia Schiavo, consulente di finanza, partner di Azimut, un marchio di tutto rispetto e di buona reputazione che in questi ultimi 30 anni di storia finanziaria abbiamo imparato a conoscere in tante sue peculiarità. E vorrei chiedere ad Amalia Schiavo come, in che modo un buon consulente di finanza oggi affronta questo inevitabile periodo nel quale siamo capitati. Senza volerlo, ci è capitato tra capo e collo e vorrei capire anche da lei come il suo mondo finanziario, quello di Azimut, affronta questo periodo. Sì, ci siamo organizzati subito. Devo dire che grazie alla nostra formazione noi siamo già addestrati a gestire situazioni di emergenza per tutelare e salvaguardare i patrimoni degli investitori. Dobbiamo dire che il mercato in effetti insomma, ha corretto molto, ha decisamente sofferto, però grazie alla nostra marcata professionalità questo ci ha consentito di poter intravedere nuove possibilità nelle quali, verso le quali ci siamo diretti. Avendo un global team di gestori internazionali, noi consulenti finanziari che lavoriamo sotto questo marchio, abbiamo avuto la possibilità di avere risposte in tempo reale in merito ai movimenti finanziari mondiali. Questa nostra particolarità ci ha consentito di poter disporre di soluzioni di buon livello da sottoporre ai nostri investitori. C'è da dire anche che in questa fase siamo stati molto vicini ai nostri clienti e diverse sono le fasi della nostra operatività. La prima ovviamente è stata quella di supporto psicologico, siamo stati inondati completamente da informazioni che hanno generato panico e paura assoluta. Certo. Contemporaneamente abbiamo messo in campo i nostri gestori che ci hanno coadiuvato, aiutato con filmati, webinar e quindi abbiamo dato precise, continue, corrette informazioni di che cosa stava accadendo e di che cosa prevedevamo anche nel dopo Covid. E poi la terza fase, quella operativa, grazie alle enormi soluzioni che noi abbiamo effettuato proprio un progetto finanziario, trovando delle soluzioni per salvaguardare e proteggere il portafoglio dei nostri clienti.